Allora, abbiamo detto col sindaco la prospettiva è abbastanza positiva, quindi, ma c'è un obiettivo di questa società? Non parlo solamente di iscrizioni, ma se avete messo nero su bianco a quello che può essere appunto un fare centro, no? un arrivare ad un traguardo che fino a qualche anno fa poteva essere insperato. Assolutamente sì, l'obiettivo naturalmente è incentrato sui giovani, per questo appunto vorrei passare la parola a Federico che parlerà, come ha anticipato benissimo il sindaco, di questo nuovo progetto che abbiamo messo su insieme, collaborando con la società della scuola Pallacanestro Atri. Vai, perfetto. No, niente, io mi rifaccio prima di tutto a quello che dicevi prima tu quando hai parlato di Roseto e Chieti, che sono due realtà importanti a livello regionale che a noi ci servono come società modello di esempio, però sono società che fanno campionati professionistici ai quali noi non è che puntiamo obiettivamente. Noi quello che vogliamo fare, vogliamo crescere. Per poter crescere noi siamo in un territorio dove ci sono due paesi che sia storicamente sia geograficamente sono molto... sono collegati, che sono Atri con tutta la sua storia e Pineto con il turismo estivo, con tutta la natura. E, niente, l'anno scorso abbiamo intrapreso questa avventura insieme, cercando di poter formare un settore giovanile insieme, quindi di poter mettere insieme tutte quante le under di Atri e di Roseto, cioè della scuola pallacanestro Atri e del nuovo Pineto Basket insieme, per poter un giorno poter avere una squadra, anche poter fare una squadra completamente di ragazzi nati nel territorio, nati nelle nostre società, che potranno fare la serie C, B, D, quello poi dipenderà anche dalla tipologia di giocatori che usciranno. Certo. Questo devo essere sincero, noi abbiamo trovato delle persone ultra disponibili, credo anche loro hanno trovato delle persone ultra disponibili. Dobbiamo ringraziare anche il Deus Ex Machina di questa, diciamo, organizzazione, che è Franco Francia, che è una persona che obiettivamente si dà moltissimo da fare, e questo gli va riconosciuto, perché è una persona che riesce a collegare insomma un pochettino tutti quanti noi, e diciamo la persona più esperta anche nel mondo della pallacanestro, quindi va il nostro ringraziamento. Noi fondamentalmente quest'anno era un primo esperimento che a titolo personale dico che sta andando molto bene. Ricordiamoci che Pineto e Atri insieme fanno quasi 30.000 abitanti, quindi possiamo andare... Ci si può lavorare tanto. Ci si può, perché altrimenti si rischia che noi siamo strozzati da una parte da Roseto con la tradizione, con la sua gloriosa tradizione cestistica, e da sud c'è Pescara, che quindi fondamentalmente negli anni ci hanno sempre preso ragazzi dai nostri vivai, e questo noi non dico che vogliamo impedire a un ragazzo di poter crescere come giocatore, però vogliamo quantomeno poter dare noi tutti quegli strumenti che altre società negli anni passati hanno dato. Poi se un ragazzo arriverà a determinati livelli saremo più felici per poter far sì che questi possano giocare, certo, ad altissimi livelli. Quindi questo è il vero traguardo da raggiungere. Aziendalmente viene chiamato il core business, proprio il nostro core business è proprio questo, cioè crescita di un settore giovanile. Poi la prima squadra deve essere la risultante di un lavoro fatto negli anni, che poi potrà essere B, C, A o NBA. Però l'importante è farla bene e con il rispetto dei ruoli soprattutto. Sì, 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 il rispetto dei ruoli, con l'obiettivo finale un giorno, e questo è un mio sogno che ho sempre avuto, perché io ci credo molto in questa unione tra Pineto ed Atri, ma non soltanto da un punto di vista sportivo, anche su altri campi. Cioè, spero veramente un giorno che si possa arrivare ad avere una società unica, e il massimo sarebbe poter avere una polisportiva. Però questo è un... Benissimo. Io prima di passare alla parte diciamo tecnica, no? O regolamentare, casomai vado dal presidente, a te però ti voglio imbeccare in un altro discorso. Naturalmente a fianco a voi spero ci siano delle aziende che vi danno una mano, no? Possiamo fare un appello a chi invece ancora non ha deciso di darvi una mano sotto l'aspetto economico, perché non ce lo dobbiamo negare, senza di quello è difficile andare avanti. Guarda, prima di tutto, se vogliamo naturalmente ringraziare chi già vi dà una mano. Guardi, cioè, noi una mano ce lo danno in tanti, ce lo dà la stessa amministrazione comunale, che anche con tutte le difficoltà, il sindaco, non perché qui tutte le volte che l'abbiamo chiamato, che abbiamo avuto un problema, ci ha sempre ascoltato.
Da un punto di vista imprenditoriale abbiamo delle persone che ci danno una mano, poi sappiamo tutti quanti che le aziende in questi anni non è che sono particolarmente floride, poi quindi anche fare delle sponsorizzazioni molte volte non è semplice, però noi sì, siamo aperti a tutto perché fondamentalmente non è la nostra prima attività, cioè noi non è che di lavoro siamo istruttori di pallacanestro o certo, dirigenti sportivi, cioè tutti quanti hanno altre attività, quindi nello sport non voglio dire che ci rimettiamo, ma lo facciamo fondamentalmente per la comunità, per i ragazzi, per un nostro piacere, quindi se ci sono delle società importanti, come già ci sono all'interno della, per esempio per quello che riguarda Pineto, noi abbiamo due realtà importanti che sono la Metalchimica di Fabrizio Sacchini e la Chicco di Quinto Grossi, che ci danno una mano insieme ad altri tanti piccoli sponsor per poter fare un campionato, per cercare di operare nel meglio possibile. Però allora mandiamo anche questo segnale, no? Oltre a quello precedente, educativo, così, no? È riferito anche alle strutture, mandiamo un segnale anche a quelle aziende che sono sul territorio, anche di altri comuni naturalmente, così mettiamo sul petto o dietro alle spalle un bel simbolo, no? D'altronde, insomma, adesso lo portano anche gli arbitri, quindi, o no? Sì, sì, se la Apple ci vuole fare lo sponsor, noi siamo disponibili. Se non è una mela va bene anche una pera o un'arancia, insomma, voglio dire. Nel senso, noi siamo aperti a tutto, anche a livello dirigenziale, cioè non è che siamo una società chiusa, cioè nel senso, noi siamo aperti, chiunque volesse portare il proprio contributo economico, morale, sociale, tecnico, noi diamo il benvenuto a tutti quanti, pure perché lo sport non si può legare a dei singoli personaggi, lo sport si deve legare a un territorio e per legarsi a un territorio bisogna creare una struttura ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Così anche un domani, se non ci dovessimo essere in Maurizio, non so, faremo altre scelte, il basket può continuare come potranno continuare anche altri sport. Questo deve essere il target, insomma, di riferimento. La federazione ha un po' le stesse idee che avete voi o le stesse idee che hanno le altre società? Cioè l'obiettivo di far crescere i ragazzi partendo dalla base oppure la federazione guarda altro? Naturalmente i microfoni noi li lasciamo davvero aperti a tutti, no, perché se c'è bisogno di criticare o di lanciare una frecciatina è giusto, perché naturalmente dobbiamo parlare di sport, ma se c'è da fare polemica oppure se c'è bisogno di evidenziare una mancanza, noi siamo qui anche per questo, Presidente. Quindi. A livello personale non so se vorrei rispondere. Domanda difficile, adesso il microfono, non sapete a chi. No, a livello personale non è facile nemmeno per le federazioni, secondo me, organizzare campionati, pure perché è difficile anche trovare squadre che possano affrontare i vari campionati, perché vuoi non vuoi fare un campionato seniores, come facciamo noi, ha dei costi. Quindi se non si ha a disposizione quel minimo di budget è anche difficile, quindi è normale che anche le stesse federazioni fanno molte volte difficoltà ad organizzare dei campionati e tutto. Poi niente, quest'anno qualche problemino c'è stato in ambito cestistico, ma non riguarda la federazione regionale, ma riguarda la federazione nazionale in ambito dilettantistico per quello che riguarda gli extracomunitari che sono stati impiegati. Però è un altro capitolo un pochettino giuridico, non ci vorrei entrare. Però, va bene. Se posso permettermi, se vogliamo chiedere qualcosa alle federazioni, possiamo chiederlo, soprattutto magari ecco, alla nostra federazione, quella abruzzese, di evitare un po' di più la burocrazia, magari quello okay. Sì. Siccome siamo sulla stessa barca, è bello e bene, credo, remare nella stessa direzione, quindi tante volte penso che anche parlare piuttosto che scrivere email possa migliorare la comunicazione, non solo perché esatto. La burocrazia purtroppo è un po' ovunque, no? Quindi anche nello sport, però insomma dobbiamo cercare di snellire un po' il tutto, non solo la comunicazione ma anche sotto l'aspetto, non so, dei regolamenti, non so se lì ci sono dei problemi, però ecco appunto anche a riguardo dei tesserati. Quindi Presidente, lei che cosa dice? No, io sono d'accordo quasi su tutto, su quello che hanno detto loro. Il problema di fondo sono che effettivamente ci sono dei costi abbastanza eccessivi e quindi le società in questo momento in cui è complicato trattare con ditte per avere dei piccoli contributi diventa dura
portare avanti una stagione. E forse dall'alto sì, non se ne sono accorti? Sì, non è che lo dico io, è una cosa che dicono anche a livello nazionale. I campionati minori stanno riducendo praticamente, si sta abbassando di parecchio il numero delle squadre, spariscono centinaia di squadre ogni anno su tutto il territorio nazionale, e quindi il motivo è molto semplice. Poi ci sono dei problemi di fondo, nel senso che secondo me andrebbero valorizzati più i campionati minori per far giocare i giovani piuttosto che farlo diventare dei campionati dove vanno a svernare o a finire le loro carriere giocatori importanti. Certo. O come stanno facendo adesso, c'è stata ultimamente la polemica sugli stranieri che vengono qui con i permessi di soggiorno a giocare in Serie C o in Serie D, che secondo me è una follia totale, perché far giocare, io ho visto giocare ad Atri una squadra molisana con 8 slavi, che è una follia totale, cioè non esiste, una Serie D deve essere fatta per far giocare un under 20 con al massimo due fuori quota, al massimo. Far venire qua, poi ripeto, tanti stranieri per poter vincere un campionato di Serie D e poi ritrovarsi in Serie C a piedi perché non si hanno i fondi per fare la Serie C, esatto. Mi sembra una follia. Tanto vale far giocare i ragazzi di 20 anni che comunque ti vanno avanti, ti portano avanti, ti danno soddisfazione, anche perché se no, siccome uno dei problemi che ha lo sport in generale in Italia è che veniamo considerati una nazione che non dà spazio ai giovani. Vediamo gli altri sport, nel calcio soprattutto perché se ne parla tanto, che in Spagna fanno giocare, esordirei in Liga, in Serie A, ragazzi a 16 anni. Il problema nostro è questo, che nei dilettanti non sono molto favorevole alla regola che deve obbligare le società e le squadre al classico under, perché spesso e volentieri poi succede l'inverso, cioè nel senso gioca l'under solamente per un fatto anagrafico e perché evidente il regolamento obbliga la società, ma poi non meriterebbe di giocare a livello tecnico o tattico, e spesso e volentieri economicamente parlando l'under che spicca costa parecchio, e allora col ragazzetto di 17, 16 o 18 anni ci si va a speculare e non è bello nemmeno quello. Io dico che insomma, se uno è bravo a 30 ed è bravo anche a 20, come non so se il sindaco è d'accordo, io politicamente parlando, se un senatore ha 84 anni non è detto debba ritirarsi dalla politica perché ha 84 anni, se è bravo e può raddrizzare le sorti della nazione è giusto che faccia il senatore piuttosto che un politico di 20 che si è giovane ma forse è incapace, quindi non lo so, io la penso così. Non è sbagliato quello che sta dicendo, però rimane il fatto che comunque sia, secondo me, per dar spazio al giovane dovrebbero essere utilizzati più questi campionati minori piuttosto che farli diventare, ripeto, un posto dove il quarantenne va a finire la sua carriera. Okay. Quindi diciamo un campionato per far fare le ossa. Togliendo spazio. Poi è chiaro che non puoi fare una squadra under 20 completa. Certo. Puoi dare la possibilità anche a queste persone di finire la loro carriera in Serie D o in Serie C. Però come base, secondo me, andrebbe fatto questo ragionamento. Chiaramente facendo così le società riescono anche a fare dei campionati perché i costi si riducono. Perché certo. È chiaro che una squadra giovanile che fa un campionato senior ha dei costi. Poi ci sono giocatori del posto che naturalmente. Certo. Poi se c'è qualcuno bravo, come diceva Federico, è giusto che da qui, da una realtà come la nostra, spicchi il volo. Noi abbiamo un ragazzo di Pineto che adesso gioca a buoni livelli a Mantova, lontano, sta facendo una buona carriera, ne siamo tutti felici perché comunque è un nostro compaesano, quindi ne siamo contenti. Noi lavoriamo in quest'ottica qua, noi abbiamo i nostri ragazzi qua, poi se c'è qualcuno che ha delle qualità noi siamo i primi e i più felici se lui a non tarpare le ali naturalmente dove vuole andare, perché è giusto che sia così, però secondo me dargli spazio subito non può che farli maturare, perché ripeto è un passaggio importante, quindi questo. Buttare subito nella mischia sì, e sì, poi io sono, vedere quello io che sono di questo parere, perché ripeto tenerli sempre lì a giocare nel settore giovanile va bene, però se c'è qualcuno bravo è giusto che gli venga data la possibilità anche di confrontarsi con gli anziani. Giocare contro una persona esperta secondo me non fa che far migliorare il giovane. Sì, sì, su questo sono d'accordo. E quindi farli crescere in questo modo. Io ho avuto negli ultimi anni in cui ho giocato, abbiamo giocato, mi ricordo, in campionato contro una squadra giovanile, una squadra di Serie C di Teramo, che era fatta con l'under 20 di Teramo dove giocava Polonara, che adesso gioca in nazionale. Esatto.
In una intervista lui ha detto che uno dei campionati che lo ha formato di più è stato proprio quello, perché a 16 anni ha giocato contro cinquantenni che lo picchiavano, gli menavano, gli davano spinte, e lui lì ha imparato tante cose che probabilmente con un under 18 fortificato il carattere, no, che fa spesso e volentieri la differenza. Passi in avanti, quindi. Allora, prima di darle il pallone in mano, poi non so se Pavone vuole far gestire la situazione a qualche altra persona, però lui lo vedo adatto, perché poi se si alza e comincia a palleggiare e ci spiega un po' le situazioni è molto più accattivante. Maria Rita, vorrei coinvolgere una mamma ed un papà. Adesso non so, qui forse si svuota la sala. Però, tu vuoi, insomma, sempre rischiare in questo senso. Voglio conoscere un po' le sensazioni e soprattutto perché hanno scelto questa attività, se l'hanno scelta loro naturalmente. Mi farebbe piacere sentirli spontaneamente, ma la vedo difficile. Piuttosto potrebbero indicarci, loro che lavorano regolarmente con i bambini, certo, quali sono i genitori che vedono questo? Magari qualche genitore che ha già un trascorso nel basket per passione o per esperienza varia, una mamma o un papà da quella parte? Allora, non interroghiamo tipo a scuola, quindi se alzate le mani, no, facciamo, io allora accorcio facciamo di qua, prima, perché altrimenti non usciamo. Però, più il teatro ha i suoi spazi. Vedo un calciatore qui in platea, lo saluto e poi insomma. Allora, stavano indicando tutti calciatore da questa parte, proprio lui? No, no, è l'altro, e con la calciatore maglia, esatto. Lì, ma il papà segnalato è lui? Ok, l'uno e l'altro. Non so chi è il papà. Cominciamo dal papà segnalato. Perfetto, dal va bene, coach. Eccolo qui. Tanto allora, facciamo arrivato. Presentare anche il papà, così. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Piero Bozzelli. È giocatore di basket o semplice papà di un giovane atleta? Papà di un giovanissimo atleta a cui piace il basket. E il papà gioca, si allena, fa qualche canestro? Ogni tanto sì, ma a livello amatoriale. E il bimbo è qui in giro? Federico. Eccolo lì, uno dei più vivaci, svegliissimo, sì, devo dire. Sì, è uno dire. Di quelli che si muove di più. Sì, sì, sì. Quanti anni ha? Lui ha 5 anni e mezzo. E ha scelto lui di giocare a basket o avete suggerito voi? L'ha scelto lui liberamente tra diverse opzioni. Perché qualche amichetto magari c'era, Federico fa finta di nulla, però ci sta ascoltando. Ma no, probabilmente anche vedendo la canotta del padre. Ah, ecco, quindi quello ha fatto un po' la differenza. C'è stato mai, loro si tappano le orecchie, c'è stato mai un attimo di indecisione da parte del bambino, è tornato a casa un po' deluso, oppure prendendo esempio da altri compagni ha balenato l'idea di cambiare attività? No, per adesso no, sempre molto entusiasta, poi è piccolissimo, magari cambierà tante volte, non lo sappiamo, però per adesso sempre molto entusiasta. Possiamo collegare l'attività fisica con quella scolastica, cioè nel senso, è vero che raggiungendo buoni risultati a livello scolastico poi di riflesso si ottengono buoni risultati anche a livello sportivo e viceversa, oppure suo figlio, vabbè, è piccolino, però ha risposto sì, non si è sentito bene ma ha risposto sì, speriamo che vada così. Però insomma lei lo vede più tranquillo quando fa attività, nei giorni in cui fa attività sportiva sicuramente a casa è più tranquillo, anche perché torna anche stanco. Sì, torna contento, torna stanco, e sicuramente l'ambiente sportivo lo aiuta a giocare e a imparare qualche regola, certo, insieme con il coach e con i suoi compagni. Sua moglie ha lo stesso pensiero? Sì, sì, benissimo, siamo allineati. Perfetto, quindi crea armonia anche a livello familiare. Abbiamo una mamma invece lì attorno, non so se... Ci sono diverse mamme, poi torniamo a parlare anche di calcio, visto sì, che tu hai sempre nostalgia, comunque lo sappiamo. Qualche mamma volontaria, che cominciano a eclissarsi? No, nessuna. Tanti no con la testa, faccio scegliere a te. No, guarda, facciamo una domanda secca. Che mentre allora io mi giro scompaio. Possiamo fare una domanda secca a qualche mamma, naturalmente, se vuole evidenziare altro rispetto a quello che ci ha fatto notare il papà di Federico. Il punto di vista femminile nella scelta, mamma, di chi qui in giro? Eccolo. Ah, un po' più grandicello, Mattia. Sì. Quanti anni ha? 9 anni, 9 e mezzo, sì.
Una mamma cosa nota nel divertimento del bimbo che va a basket o negli orari, nella stanchezza, nelle lamentele quando capita magari di non aver fatto i canestri che voleva o aver fatto quello che il coach si aspettava da lui? Lui è entusiasta di stare nella squadra di basket e torna sempre molto contento ed è il primo giudice di se stesso e quindi se sbaglia non rimane deluso dal rimprovero che può arrivare dall'istruttore, quindi è appassionatissimo di basket e quindi spero che abbia una strada da seguire in questo sport che lui ama tanto, oltre al calcio, perché è un grande appassionato di calcio, non me ne vogliate, ma... Vabbè, ma a Pineto poi devo dire che insomma tra calcio e basket siete messi bene, sì, poi sì, Francesco sì. Polancecco ce lo conferma, perché insomma lui di calcio insomma ne sa parecchio. Ha fatto piacere rivederlo. Grazie alla mamma, che è sempre molto riservata come tante mamme che preferiscono stare un po' dietro le quinte di queste attività e vabbè. Poi una volta che giocano poi sono tifosissime anche loro. Sicuramente, sì sì. Contato di gagliardetti, striscioni. I primi tifosi sono i genitori, sicuramente. Sì. Mattia, mi raccomando. Signora, c'è stata per lei qualche indecisione col passare degli anni? Oppure pensa davvero che questo possa essere uno sport da consigliare alle altre mamme? Io sono un anticalcio, quindi per me il basket è stata proprio una... È venuta nella trasmissione adatta proprio, dove c'è un pallone stampato lì, ma proprio perfetto. Sì. Però vabbè. Basta non venire alle prossime puntate, signore, e dormirà più tranquilla. Sì, non essere così selettivo. Gradinata no, non è soltanto quella di un campo da calcio. No, gradinata può essere anche la gradinata di un campo di basket. Ma quante cose sta imparando su altri sport in queste settimane? Guarda, anche sul baseball, quindi figurati, no? Che è un qualcosa di per me strano, devo dire la verità. Però molto, molto bello. Poi innamorato di quelle divise molto particolari, col cappellino, insomma... Davvero, c'è una poi avete giocato mai a basket, a baseball? Alle scuole elementari riuscivi a con le regole? No, dico riuscivi a fare qualcosa di decente oppure gli istruttori erano cos'era un lanciatore, sì. Un battitore? Io sono del parere che uno sportivo, un ragazzo comunque un atleta deve provare tutto. Sa destreggiarsi comunque in tutti gli sport senza problemi, sì. Poi se ha la possibilità di provare un po' di tutto, ancora meglio. E poi fanno selezione e scelgono la via giusta. Io ricordo da ragazzino un gioco tipo il baseball che si colpiva un pezzettino di ferro e poi... Ma quello è un gioco arcaico, l'abbiamo fatto Lo facevo millenni. Col nonno. Lo facevo... Come? Stazza, credo sia. Non lo so, adesso io il nome non lo ricordo, ma... Facevo quello e uno meno salutare, dove ci si metteva su un muro e si saltava addosso all'altro a cavalcioni. Quello è un'altra cosa. Quello era pericolosissimo e quindi lo sconsiglio a loro. Veramente, veramente strano. Senti, se capita invitiamo anche loro, anche chi pratica quello sport. Mantieni una nostalgia verso il calcio, faccio due domande a bruciapelo a lui. Come, lo capisca perché sente come naturalmente vede il Pineto quest'anno. E poi se mi dai subito un pronostico su chi vince il campionato di eccellenza, così in 30 secondi fai tutto, ti libero. Il Pineto vedo che, siccome sinceramente lo sto seguendo poco, dico la verità, però sembra che ultimamente si è rimesso sui binari giusti. In carreggiata e sembra che, poi vedo che è molto seguito anche dagli abitanti, quindi diciamo che è sulla buona strada. Benissimo. Sicuramente devono fare progetti per gli anni a venire. Campionato di eccellenza lo conosci benissimo, no? Campionato di eccellenza sì. Hai anche ex compagni, immagino. L'ho fatto per quasi 10 anni. Quindi. Esatto. Il Francavilla adesso ha avuto 2-3 battute d'arresto, un po' ha perso anche lo scontro diretto, sì. Penso domenica. Quindi non lo so. Martinsicuro, Nero Stellati o Paterno? Perché forse sono sì, loro tre Paterno, quelle che... Il Paterno secondo me è la squadra che arriverà. Per me il Paterno è quella che vince. Poi che vince. Secondo me. Quindi poi, attualmente in terza posizione, secondo te riesce addirittura a scavalcare sia la seconda che la prima? Come organico forse è il migliore. Sì. Anche se il Martinsicuro pure è una bella squadra, però come organico... Il Paterno è il migliore.
Grazie mille. Tu hai tuo figlio qui che gioca a basket? Sì, ho mio figlio che gioca a basket. Ma non sei riuscito a, non sei riuscito a convincerlo per il pallone da calcio oppure... No, guarda, lui ha avuto da subito, da quando aveva 2 anni, cioè proprio... Per il la passione, no, ha avuto la passione, cioè, è portato personale per il calcio, però... Ah, okay. Però anche dico, perché ha avuto un bel esempio insomma in casa, quindi però poi anche con il basket è contento, torna a casa felice, quindi per me l'importante è che lui fa quello che lo rende felice. Poi benissimo, questa tempo... è la frase più giusta sicuramente, sì. Grazie mille. Ciao, grazie passi. Mille, in bocca al lupo, grazie mille. Allora presidente, 5-10 minuti e poi chiudiamo il tutto. Qui sopra c'è un pallone, no? Allora, un'infarinata di quelle che possono essere le regole di base, e se riesce, e lo ricorda, ma credo di sì, anche un po' le dimensioni del campo, del canestro, l'altezza, quello no? Lì mi chiedi troppo perché... Ti chiedo troppo, perfetto. Va bene. Misure proprio, non ma non le so. D'altronde... Io ce l'ho, io ce l'ho. Tu ce le hai? Ma le hai viste adesso su internet oppure a memoria? Ce l'ho. Perfetto, allora facciamo una cosa. Lei mi fa vedere un palleggio, non voglio dire perfetto, ma il palleggio più giusto. Forse faremo un po' io di caos. Io vorrei far provare qui. Te, visto che ci no, sei, io sono, no, no, comincia no, no. A sciogliere le tue riserve su altri sport. No. Allora, ci sono più tipi di palleggio. No, il palleggio è l'importante che venga usato. Allora, prendo il radio. Ah, ok, perfetto. Basta che qualcuno magari lo aiuti per... grazie. Ecco qui, il nuovo inviato di Rete 8 Sport. Perfetto, assunto. Perfetto. Faccio così. No, il palleggio non è che ci sono diversi tipi di palleggio, vanno usati chiaramente i polpastrelli delle dita per far acquistare più sensibilità. Allora, se ci mettiamo sulla palla. Un po' a favore di camera, così Mario Giacchetta fa. Lui si è già licenziato, ha dato le dimissioni, allora faccio io, guarda. Allora, dicevo, il palleggio non è che ci sono diversi tipi, vanno usati chiaramente i polpastrelli delle dita, sì. Vengono usati principalmente questo. Normalmente viene consigliato, perlomeno tecnicamente, che il palleggio non debba mai superare diciamo la coscia, mai sopra l'anca, insomma questa è un'altezza di un palleggio diciamo regolare che i bambini devono cominciare ad apprendere dall'inizio. Vanno usati, ripeto, soltanto i polpastrelli, evitare di far usare il palmo della mano. Ci sono esercizi particolari dove da piccolini si insegna anche a usare un dito per volta. Ah, ok. Palleggiando così in modo che i bambini imparano ad avere più sensibilità sulle dita. Ci sono degli esercizi particolari che vengono fatti anche senza palleggio proprio per far acquistare all'atleta, al bambino, comunque sia, la sensibilità sulla palla, quindi esercizi per non far cadere la palla tra le mani, per abituare le mani al contatto con la palla. Quindi questo è un pallone regolamentare? Sì, questo è un pallone. Loro naturalmente, col mini molto basket. Più piccolo, chiaramente. Questo è un pallone che usano dall'under 14 in su. Ok. Loro hanno un pallone molto molto più piccolo, come l'altezza del canestro, che è molto più bassa rispetto dei piccolini, man mano fino ad arrivare ai 3-0-5 delle squadre under 14 a salire. Quindi il palleggio... Lei riesce a bloccare con una mano il pallone? Sì, una volta ci riuscivo. Sì. Cioè, hanno ingrandito il pallone o è la vecchiaia no, è che la avanza? È la vecchiaia, una volta ci riuscivo. Però insomma è abbastanza grande, sì. Vedendolo da qui è abbastanza sì. Grande. Quindi, perfetto, niente, quindi palleggio, questo è il palleggio base. Del palleggio. È la prima cosa che si insegna? Beh, normalmente sì, i bambini all'inizio la prima cosa che... ma lo fanno quasi in automatico, perché comunque sia vedono la palla, vedono il campo, è quasi una cosa istintiva usare. Io sono già 5 anni che vado a fare motoria alla scuola elementare di Atri, e quindi ho anche bambini che fanno la prima elementare, 5-6 anni, quando prendono la palla per la prima volta istintivamente buttano la palla per terra. Chiaramente all'inizio, soprattutto per i piccolini, viene tollerato il palleggio con 2 mani, vengono permessi, cioè, tutte le cose possibili, perché chiaro non si può pretendere, certo, a un bambino con una mano piccola di palleggiare bene subito, però piano piano è una cosa graduale. E quindi niente, diciamo, il passaggio sul palleggio, diciamo, è la prima cosa che viene istintiva, la seconda chiaramente è quella di indirizzare la palla verso il canestro. Di fare i punti. No, cioè, il canestro che viene visto come l'obiettivo, come l'obiettivo finale, per loro da piccolini diventa quasi... Noi
Abbiamo, avendo la struttura dati che ha i canestri che si abbassano proprio fino a questa altezza qui, quindi noi con i piccolini spesso usiamo i canestri proprio molto molto bassi per permettere a loro di arrivare facilmente a fare canestro, però gli diamo anche dei premi se riescono, non so, a tirare e toccare la retina, a toccare il ferro, in modo che mano a mano vengono gratificati dello sforzo che fanno, perché chiaramente da piccolini arrivare al canestro è dura. Perfetto, grazie mille. Da vicino è ancora più. Io aspettavo più i tuoi lanci, non ci provi nemmeno. No, vabbè, anche perché non c'è il canestro. No, altrimenti palleggio, qualche... qualcosina. Beh, il palleggio se lo devo fare, lo faccio. Dai, ci provo, dai. Vediamo se non riesco a superare l'anca. Così ti rendi conto anche di come pesa. Troppo basso, vero? Ah, perfetto. Visto Maria Rita? Vabbè, bravo, un applauso. Siamo riusciti a farli cambiare. Grazie mille. Tipo di sfera. Hai visto? Poi voglio vedere te se. Sì, con i tacchi soprattutto sono bravissimi. Ecco, appunto. Allora, a te toccano i numeri adesso, no? Allora, il campo solitamente quanto è grande è l'altezza del canestro? Prima, se non ricordo male, 3,05, vero? 3,05 diciamo, è quello grande. Dei professionisti, diciamo, no? Piccoli. Che si usa nella maggiore età. Sì, esatto. Sì, il campionato, poi sono 2,70 m, mi sembra il mini basket. 2,60 okay. Mini basket. Dai 12 anni in su fino al, diciamo, al settore senior, indifferentemente dalla categoria, quindi Serie A, Serie B, Serie C, qualsiasi categoria, si usa il canestro 3,05 m, il campo è lungo 28 metri e largo 15. Poi diciamo sono omologati fino al prossimo anno anche i campi 26-14 che è il campo diciamo che abbiamo a Pineto, mentre il campo che c'è nel Palasport di Atri è già 28-15, quindi è già un campo regolamentare perfetto. E le altezze invece mini basket dai 12 anni in sotto in giù, quindi è 2,60 m, appunto il pallone è una misura 5, mentre questo che abbiamo qui è una misura 7. Ed è un pallone a spicchi di cuoio che presenta delle cuciture appunto per facilitarne il contatto, no? Esatto, la manipolazione. Avete una pagina Facebook o dei contatti particolari dove i genitori o gli stessi ragazzi possono venirvi a visitare? La sede, naturalmente, l'apertura dei giorni in cui siete lì durante la settimana, in modo tale che naturalmente spingiamo tutti davvero ad intraprendere questa attività. Certo, sicuramente abbiamo la nostra pagina Facebook che è Nuovo Pineto Basket, basta mettere il mi piace, siete informati su tutta la nostra attività. Ci trovate in palestra a Pineto dal lunedì al giovedì, siamo naturalmente anche ad Atri il mercoledì e il venerdì anche con il mini basket ad Atri, con la scuola pallacanestro Atri, e con il settore giovanile diciamo ci muoviamo un po' tra Pineto e appunto ed Atri in entrambe le palestre nei diversi orari in base agli spazi e a quello che le amministrazioni che ringraziamo di nuovo ci permettono sia qui a Pineto che ad Atri. Benissimo, perfetto, allora siamo davvero in chiusura di questa nuova puntata. Prima di salutare il tutti voglio ringraziare Valerio Quartapelle in fondo alla camera, grazie Valerio, Mario Giacchetta qui sul palco, al mixer audio Alessandro D'Addezio lì dietro al tendone, Vincenzo Di Simone video play alla regia, la nostra fotografa ufficiale Chiara Flaviani, cliccate mi piace su Gradinata, rivedrete la puntata ma soprattutto i suoi meravigliosi scatti, e grazie soprattutto a Maria Rita Piersanti che stasera mi hai fatto di nuovo compagnia, hai superato la febbre. Sì, i virus di primavera non ci fermeranno, ci mancherebbe altro. Io però avrei voluto conoscere tutti, non c'è il tempo, sono tantissimi, però ho fatto amicizia col più giovane di tutti, credo, il piccolo Andrea che ha 4 anni. Hai visto? Ed è pronto a lanciarsi in una carriera fantastica. Attento e vispo sin dai primi minuti di questa serata. In bocca al lupo, Andrea. Grazie a Pineto, grazie ad Atri, buon lavoro a voi, buon divertimento. Grazie. Alla prossima. Allora, grazie a Maurizio Pavone, presidente Mini Basket Nuovo Pineto Basket. Responsabile, scusami. Se posso permettermi 30 secondi, abbiamo un piccolo gagliardetto per ringraziarvi. Puoi assolutamente permetterti. Rete 8, tutti Eccolo gli autori. Ci pensa Mario, ci pensa Valerio.
lo metto in camera come vicino alle altre maglie che spesso sono di calcio, però grazie. Il gagliardetto è, fa sempre la differenza, guarda, lo metto qui. Un ultimo ringraziamento lo vorrei fare naturalmente a tutti i bimbi e i ragazzi presenti, perché come per, diciamo, come è la nostra, per la nostra politica, i veri attori, i veri protagonisti sono loro, e quindi io ci farei e noi vogliamo farvi a voi un grande applauso. Bravissimo. Grazie anche a Federico Di Pentima, responsabile settore giovanile del nuovo Pineto Basket. Grazie mille. Al grande Mauro Mistigoni, che è il presidente della scuola pallacanestro Atri, e a Marcello Iannetti, dirigente dell'omonima scuola. Grazie mille. Grazie mille a tutti voi, grazie mille a voi a casa. Noi ci vediamo sempre venerdì, sempre su Rete 8 Sport, sempre qui in gradinata. Buonanotte. Grazie. Buonanotte.